Buongiorno e buon sabato, la speciale News Web 24. Forte polemica sulla questione migranti tra Lussemburgo ed Italia. Aveva cominciato il ministro italiano Salvini dicendo di non avere l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più. Immediata è stata l'imprecazione e la sbotto del collega lussemburghese, mettendo in evidenza di doversi occupare dei vostri soldi per aiutare da mangiare ai vostri figli. Sempre durante quella riunione, poi a margine c'è stato un incontro tra Salvini ed il premier ungherese Orban, che insieme hanno ribadito la linea di non far entrare migranti irregolari. Dopo i 184 arrivati a Lampedusa, lo stesso Viminale ha sottolineato come ancora una volta Malta abbia scaricato sul nostro paese questa situazione, e lo stesso premier Conte ha detto mai più una situazione di irregolarità per colpa di altri paesi. Occupiamoci adesso dello stato di salute del torrente Candelaro. Un tavolo tecnico istituzionale per fare il punto sulla situazione si è svolto presso l'acquedotto pugliese. All'incontro hanno partecipato, oltre al presidente di acquedotto pugliese Simeone Di Cagno a Brescia, i dirigenti dell'azienda della regione Puglia, anche il sindaco di Manfredonia Riccardi e l'assessore all'ambiente Starace, hanno concordato che il tema della qualità dell'acqua del torrente Candelaro può essere affrontato solo analizzando tutti gli impatti che insistono sull'intero bacino idrografico in un'ottica integrata e finalizzata alla tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua. Nel bacino del torrente versano in proprio acqua 16 impianti di depurazione che funzionano regolarmente e sono soggetti al limite previsti dalla normativa vigente. Adesso un'ampia pagina sportiva, incominciamo con la pallavolo. Prima uscita per la pallavolo Cirignola, in B2 donne del Fucksia allenate da Pino Filannino hanno perso in amichevole contro la PVG Bari per 4-7-0, duplice 25-18, poi gli altri parziali 25-11-25-11. Nonostante il KO c'è stata una buona reazione agonistica che fa bene sperare per l'avvicinamento al campionato di Serie B2 che comincerà il prossimo 14 ottobre. Calcio Serie D, presentato ieri alla stampa il nuovo direttore sportivo dell'Audace Cerignola. Si tratta di Alessandro degli Esposti, che è anche dottore in sociologia con una tesi sul calcio quale fenomeno organizzativo e con diversi master universitari. Degli Esposti, tra l'altro, è un professionista ed è un esperto nella gestione sportiva. Il neodiese ha lavorato al mercato al fianco del presidente Nicola Greco. Ancora calcio, ma stavolta Serie B, nell'anticipo della terza giornata di campionato. Il Benevento vince in rimonta per 3-2 sulle Venezia, in un rincorrersi di risultato nei 90 minuti di gara, fino al gol risolutore del Campano Tallo, unito alla doppietta di Bandinelli. Calcio Serie A, quarta giornata del massimo campionato, dopo la sosta azzurra in negativo, si riparte con il campionato che dovrebbe dare già verdetti importanti. Alle 15 l'Inter prova a cercare punti dopo il successo di Bologna contro un Parma a caccia dell'identità perduta. Alle 18 il Napoli prova a riprendersi dopo il 3-0 di Marassi, di contro a San Paolo una Fiorentina in salute che ci prova a fare l'impresa. Infine alle 20:30 Frosinone con i ciociari costretti a giocare a porte chiuse dopo la decisione federale in seguito ai fatti della finale playoff, ed i blucerchiati, rigenerati dalla vittoria sulle Napoli, provano il colpaccio. Infine torniamo alla pallavolo azzurra, questa volta i mondiali in svolgimento in Italia e Bulgaria, attesa questa sera a Firenze per la terza gara della nazionale azzurra di Blengini, che dopo i successi su Giappone e Belgio, entrambi per 3-0, cerca il contro l'Argentina dell'ex Julio Velasco, colui con il quale cominciò quella lunga generazione di fenomeni che negli anni 90 fece sognare una intera nazione. E le emozioni naturalmente si susseguiranno anche stasera. È tutto per questa edizione del mattino di Speciale News Web 24. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, come sempre, questa sera alle 19. Buon sabato a tutti e a più tardi.